Buongiorno e bentornati nella mia cucina. Vi invito a seguire il mio canale, a iscrivervi, a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, a commentare e a condividere i miei video. Che faremo stasera? Faremo dei gnocchetti con guanciale, porcini e pomodorini. Che ci serve? Prima cosa, per due persone, quattretti di gnocchetti. Guardate, li abbiamo acquistati da Leandro a Montelondo Scalo, il re della pasta all'uovo. Poi ci servono i datterini spettacolari di Pachino. Guardate che belli, ragazzi, profumatissimi. Per quattretti di gnocchetti ne metteremo all'incirca una decina, 10, 12, 15, a piacere. Poi abbiamo i porcini di Capalbio. Questi li abbiamo fatti a settembre, li abbiamo congelati, sono spettacolari. Un paio d'etti di porcini. Poi abbiamo il guanciale di Amatrice. Per quattretti di gnocchetti metteremo 4 fettine di guanciale. Abbiamo il pecorino. Pecorino romano, ragazzi. Il pecorino e il guanciale l'abbiamo acquistato dalla Eccellenza Alimentare di Mentana. I nostri amici Enzo, Silvia e Fabrizio. Poi ci servirà dell'aglio e a piacere il peperoncino. Quindi faremo soffriggere il guanciale in una padella antiaderente. Faremo sciogliere il suo grasso, nel quale soffriggeremo i porcini e i datterini. Cuoceremo i gnocchetti e mantecheremo tutto e una spolverata di pecorino. E sarà uno spettacolo vero! Ecco la prima operazione, è rosolare il guanciale a fuoco basso, ci vuole molta pazienza, ragazzi, 7, 8, 10 minuti, quello che ci vuole. Prendiamo croccante e facciamo uscire tutto il suo grasso che ci servirà dopo per cuocere i funghi e i pomodorini. Se necessario aggiungeremo un filino d'olio. A dopo. Ecco il nostro guanciale rosolato, lo scoliamo bene, guardate che spettacolo. Mettiamo l'aglio nel grasso del guanciale. Alziamo un po' la fiamma. Vedete? Non c'è bisogno nemmeno dell'olio. Facciamo imbiondire l'aglio. Lo togliamo e aggiungiamo i porcini. Non aggiungiamo sale per il momento, solo un po' di pepe. Ricordate, se necessario potete aggiungere un goccino d'olio, eh? Fiamma viva. Aggiungiamo sale solo quando hanno perso
un po' della propria acqua, eh. Un po' di sale, un po' di vino, lasciamo evaporare l'alcol. E aggiungiamo i pomodorini. Ora, fiamma bassa, coperchio, 10 minuti, facciamo cuocere i nostri pomodorini. Trascorsi 10 minuti, ragazzi, aggiungiamo un po' di sale, ricordate i pomodorini non avevamo salati, eh? E aggiungiamo il guanciale. Ora aggiungiamo un filino d'olio. Intanto abbiamo messo sull'acqua i nostri gnocchetti, eh? Perfetto. Speciale, a dopo. Abbiamo buttato giù i nostri gnocchetti. Tempo di cottura, come vengono a galla li togliamo, ragazzi, eccoli. Abbiamo aggiunto un metro di acqua di cottura ai pomodorini. Ecco i gnocchetti di Leandro. Eccoli qua, ragazzi, ora li martelliamo, guardate che tripudio. Spengiamo il fuoco, che profumo. Eccole qui, spolverata di pecorino. E voilà. Allora, abbiamo detto che questi sono all'incirca 450 grammi, due porzioni abbondanti, ragazzi. Eccole qui, mettiamo i funghi, spolverata di pecorino e voilà. Guardate, spettacolo! Spettacolo vero!